Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez è il libro più importante delle letterature di lingua spagnola, insieme al Don Chisciotte. È un libro che apre allo sguardo europeo il mondo, la realtà latinoamericana. Affonda le sue radici in un paesino della Colombia caraibica, un paesino piccolissimo che si chiama Aracataca, dove Gabriel García Márquez fu lasciato da sua madre bambino e dove crebbe in casa della nonna e del nonno, e la nonna gli raccontava tutte le storie del luogo. E qualcuno rimane affascinato dal libro perché racconta una realtà così lontana per il suo esotismo, siamo di fronte a Cuba, di fronte a Santo Domingo, ma in realtà, come tutti i grandi capolavori, questo libro parla a noi stessi, ci racconta di noi stessi, ci spiega come la trama della nostra vita si intreccia con la trama della vita degli altri. Molti anni dopo, davanti al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía avrebbe ricordato quel pomeriggio remoto in cui suo padre l'aveva portato a conoscere il ghiaccio. Macondo era allora un villaggio di 20 case di fango e canne, costruite sulla riva di un fiume dalle acque diafane che si precipitavano su un letto di pietre levigate, bianche ed enormi come uova preistoriche. Siamo nel 1965. Gabriel García Márquez, Gabo, ha 38 anni e vive a Città del Messico con la moglie e due figli piccoli. Fa il giornalista, ma fatica a portare a casa la pagnotta a fine mese. Vuole la leggenda che a un certo punto stia portando al mare i ragazzi e improvvisamente ha un'illuminazione, capisce come deve strutturare un romanzo che sta cercando di scrivere da anni e anni. Quel romanzo sarà Cent'anni di solitudine. Torna a casa, si chiude a Città del Messico e non si stacca dalla scrivania finché non lo ha finito. Nel 1982, grazie soprattutto a Cent'anni di solitudine, Gabriel García Márquez vince il premio Nobel per la letteratura. Io direi che la memoria costituisce il 99% del materiale del racconto, se si vuol fare una statistica. In realtà, almeno per quanto mi riguarda, l'immaginazione a me serve solo per modellare, lavorare, sfruttare e arricchire la memoria. Hai quindi molto più memoria che immaginazione. Non c'è una sola riga dei miei libri che non abbia un aggancio con la realtà, che non sia custodita nella memoria. Le dirò di più. Se mi viene in mente qualcosa per un libro o se mi vengono in mente dei racconti, come succede tutti i giorni, io non prendo mai appunti, li lascio lì, nella memoria. Quelli che dimentico si vede che non mi interessavano veramente. Quelli che rimangono, insistono e persistono, sono quelli che considero e a cui dedico attenzione. E arriva un momento in cui hanno insistito tanto che li metto da parte e comincio a lavorarci sopra. E a questo punto l'unica cosa che faccio è modellare questo materiale della memoria. L'immaginazione occupa davvero poco spazio nel mio lavoro. Cent'anni di solitudine è una saga familiare, racconta sette generazioni di Buendía. Il patriarca si chiama José Antonio e abbandona il suo villaggio natale, Riohacha, per sfuggire al fantasma dell'uomo che ha ucciso. Dopo una lunghissima marcia nella selva colombiana, fonda questo paesino, quasi sulle rive dei Caraibi, insieme alla moglie, Úrsula. E in quella specie di piccolissimo Eden, i due diventano i capostipiti di una stirpe che con le sue meravigliose avventure attraversa un secolo di storia colombiana. Il colonnello Aureliano e le sue 32 guerre, Amaranta Úrsula e la loro sorellanza piena di gelosia, Remedios la Bella col suo fascino fatale, il triangolo formato da Aureliano II, Fernanda e Petra, gli amori proibiti di Meme con il meccanico Mauricio. C'è una straordinaria galleria di personaggi indimenticabili che disegnano però un universo di
solitudini condivise. Su tutto questo scenario incombe una maledizione. La maledizione è quella per cui un giorno nella famiglia, da un amore incestuoso, nascerà un bambino con la coda di maiale. Sullo sfondo del romanzo gli eventi storici della Colombia e quindi i pirati dei Caraibi, le guerre civili fra liberali e conservatori, la United Fruit Company con le sue piantagioni di banane e lo sciopero dei lavoratori che raccoglievano le banane, con l'eccidio dell'esercito, l'esercito che spara sulla folla, la monocultura con anche tutti i disastri ecologici che conseguono. La scrittura del romanzo è magnifica, intensa, esuberante fino all'iperbole ed è animata da un ritmo che è il ritmo del vallenato, la musica popolare colombiana, un ritmo che si intreccia in maniera veramente mirabile con la costruzione della frase, in cui il focus tende a scivolare in fondo, un po' come la poem finale in un sonetto barocco. È sempre stata un'immagine a dare il via a tutti i miei libri. Un'immagine durata anni, attorno alla quale si è formata pian piano, un po' come le incrostazioni sulle barche, tutta la storia. Al principio c'è sempre un'immagine. Se non c'è l'immagine, io non vedo il racconto. Senta, ma lei accetta la definizione di scrittore dal realismo magico? Le piace? No, quello che non accetto è la definizione di realismo magico. Io sono un realista puro. Il fatto è che la realtà dei Caraibi, la realtà dell'America Latina in generale e la realtà, credo, in generale, è molto più magica di quanto possiamo immaginare. Siamo ancora troppo influenzati da Cartesio. Ho l'impressione che dietro la realtà immediata, quella che vediamo, esista un'altra realtà che solo l'intuizione poetica riesce a captare. Ed è questo, quindi, che poi appare fantastico nel libro. Quando nel 1968 Feltrinelli pubblica Cent'anni di solitudine, il successo è talmente eclatante che apre la strada al cosiddetto boom latinoamericano. Si decuplicano le traduzioni di autori latinoamericani. Stanchi degli sperimentalismi della neo-avanguardia, del nuovo roman francese, i lettori ritrovano in Cent'anni, i lettori italiani ritrovano in Cent'anni di solitudine non solo il gusto della narrazione, ma anche un luogo utopico, un luogo esotico in cui veder realizzati quelli che sono i loro sogni rivoluzionari di sessantottini. La traduzione italiana, che viene firmata da Enrico Cicogna, ha permesso a tante generazioni di lettori di conoscere Macondo e i suoi abitanti, però già da tempo molti invocavano una nuova traduzione. Perché? Perché, diciamo, la lingua italiana in questi 50 anni è molto cambiata. Inoltre sono cambiate le cosiddette strategie di mediazione linguistico-culturale. Oggi sono molto più rispettose dell'alterità dei testi. Faccio un esempio. Per aiutare i lettori si addomesticavano, questo è il termine tecnico, le parole culturali. E quindi, ad esempio, gli alcaravanes, che sono degli uccelletti selvatici della costa colombiana, nella traduzione di Cicogna diventano delle comuni galline. È chiaro che in questo modo il mondo si assomiglia a tutto. Ma soprattutto, diciamo, si invocava una nuova traduzione perché la prima traduzione di Cent'anni di solitudine era estremamente esotizzante. Cicogna rendeva il realismo magico di Cent'anni di solitudine molto più magico e meno realistico. Forse è per questo che il libro a Calvino non piacque e che Pasolini lo giudicò, lo definì il romanzo di uno scenografo, di un costumista. Oggi ritradurre Cent'anni di solitudine significava naturalmente tradurre un libro entrato nel canone e quindi rispettarlo in tutti i modi possibili. Nel mio caso parlerei quasi di devozione. Ho letto Cent'anni di solitudine di nascosto sotto il banco al liceo. Era un libro da cui non riuscivo a staccarmi, mi affascinava per l'ambientazione, per le storie, per i personaggi.
però al tempo così diversi dal luogo, dalle esperienze che avevo io, ma al tempo stesso mi affascinava perché raccontava come il carattere diventa destino e quindi mi aiutava a capire come, a leggere me stessa, a leggere come la trama della vita di una persona si intreccia alla trama della vita degli altri. E credo che non si possa chiedere molto di più a un libro.